Bentornati amici di Obiettivo News alla puntata speciale di due e quattro ruote passioni motori, interamente dedicata alla sesta edizione del Rally dei Vigneti Monferrini che si è tenuto lo scorso fine settimana. 66 degli 86 equipaggi al via hanno raggiunto il traguardo a Canelli in questa edizione del rally organizzata dalla scuderia VM Motor Team di Moreno Voltan. Ad aggiudicarsi l'edizione 2023, Elio Grasso e Marco Icardi su Skoda Fabia di Valbosca con i colori della scuderia Eurospeed. La macchina là non andava bene. Con la Hyundai i20 Roger Turning per la scuderia Turis Motor, gli svizzeri Olivier Burri, navigato da Christophe Clair. Nella generale Simone Bertolotti e Federico Capilli sulla Citroen C3 Sportage marchiata XRT. Segnalare i 25esimi assoluti primi di classe a zero i canavesani Giovanni Bausano e Andrea Scali su Fiat 600 della Scaccomatto Racing, premiati da Mattia Casarone, organizzatore della decima edizione del Trofeo 600 per un sorriso, una manifestazione a scopo benefico che ha sempre visto una grande partecipazione di equipaggi che hanno dato spettacolo con le piccole tuttopepe di casa Fiat. Altro canavesano al traguardo in 56esima posizione della generale Mario Tinagli, navigato da Samuele Valzano su Fiat 600 Scaccomatto. Sì.
appassionati delle due e delle quattro ruote, mi raccomando, non perdetevi il nostro appuntamento tutti i mercoledì su Obiettivo News e su tutti i nostri canali social, interviste dedicate ai grandi che hanno fatto la storia del motociclismo e dell'automobilismo e delle nuove generazioni che si stanno affacciando sia a livello professionistico che a livello amatoriale di questo grande sport che sono i motori. Quindi continuate a seguirci, mi raccomando, e noi ci vediamo ad una prossima puntata.